Per la prima giornata del girone di ritorno, il Cascina, in casacca bianca, torna a calcare il Verde Terredini. Ospite il Folonica Gavorrano di Mister Bonura. Per Mister Polzella, Dragone ancora titolare tra i pali, Puleo nei quattro di difesa con Bernardini, Lici e Pezzati. Dal primo minuto anche Fiumalbi nel reparto offensivo. Appena un paio di minuti di gara e Remorini crossa in area dalla bandierina. Dopo un batti e ribatti in area, il Gavorrano può tirare un sospiro di sollievo. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al quarto minuto del primo tempo. Coccia cerca Fontana con un lancio lungo. Complice una scivolata di Bernardini, il numero 26 del Gavorrano riesce ad agganciare e ad insaccare alle spalle di Dragone. Per il Cascina ci prova timidamente Capitan Geroni, con una punizione che però finisce a lato. Al 44esimo Liurni prova il raddoppio. È bravo Dragone sul primo palo a mandare in calcio d'angolo. Nella ripresa molti cambi per il Cascina, che ritrova il pallino del gioco e ne prende possesso. Al 47esimo è di Lici il traversone che nessuno però riesce ad intercettare. È il 57esimo quando Remorini crossa ancora in area dalla bandierina. Pezzati spizzica, ma la palla finisce fuori. Un paio di minuti ed è ancora Remorini, bravo ad imbastire il gioco. Carli calcia poi altissimo. Al 74esimo arriva l'episodio che riapre il match a favore dei nerazzurri. Bencagli, imboccato da un cross dal solito Remorini, viene atterrato da Ombra in uscita. Il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Sarà proprio Remorini a siglare la rete dell'1-1. Il Cascina, forte del pareggio appena conquistato, prova ad accelerare. Prima Carli verticalizza per Bertolini, che si fa respingere dalla difesa ospite. Poi è proprio il subentrato Bertolini a lanciare a rete Remorini. È fermato soltanto dalla bandierina dell'assistente. Negli ultimi minuti di gara si rivede il Gavorrano. È bravo però Dragone a mettere una pezza. Ultima occasione per il Cascina, con una punizione di Remorini, che viene però allontanata dalla muraglia grossetana, non a caso una delle migliori difese di questa prima parte di campionato.